devono confermare la presenza. Mentre le donne partiranno nel rettilineo opposto alla partenza dei 200. È partita, avrà 5 km di marcia, 10 km per gli uomini. Inizia così questa seconda giornata dei CDS assoluti di atletica leggera del Trentino Alto Adige. Conclusione del primo giro al comando della gara uomini Lorenzo Baldessarini, terza Trentingrana, 25 giri da percorrere per gli uomini, 12 giri e mezzo per le donne. Visto che parliamo di marcia, ricordiamo che è in corso di svolgimento a Roma i campionati mondiali di marcia, oggi la 50 km con il rientro dopo tante discussioni, tante polemiche. Passaggio della gara femminile dopo un giro e mezzo, al comando l'atleta del Valsugana Trentino, Ilaria Mariotti, subito seguita da Adelaide Sansoni, la portavoce della Quercia Trento. Giordani vittoria, in terza posizione nella gara femminile. Giudice capo per quanto riguarda questa gara di marcia, giudice Veneto Moreno Biggio. Ecco la conclusione del secondo giro per quanto riguarda il gruppo degli uomini. Gruppo guidato sempre da Lorenzo Baldessarini della Quercia Trentingrana, seguito da Luca Bernesoni dell'Atletica Trento. Altro passaggio per Ilaria Mariotti del Valsugana, sempre seguito. Tanto fanno il loro ingresso in campo anche gli atleti che parteciperanno al concorso del salto in lungo d'uomini, sono iscritti al lungo
Pierluigi Puzzu dell'Athletic Club, Federico Camille, Leonardo Da Vinci, Gianmarco Andrea Cum, Davide Bologniani e Simone Comper dell'Atletica Clarina, Alessandro Di Foggia e Alessandro Brama Farina dell'Athletic Club, Fabio Menoni della Quercia, Franco Fulci Atletica Clercia, Nicolò Tamanini Atletica Trento, Samuele Rosselli da Garina Plus Team, Marcel Lanner del Brunico, Cesare Biasioli da Garina. Per l'Atletic Club Abadanei Gradian Pavel, per l'Atletica Trento Nicolò Ferrari ed Elia Korn e per l'Atletica Clarina Trentino Enrico Tonon. Questo è l'elenco dei partecipanti al salto in lungo uomini gara che inizierà alle ore 10.30. Tanto Baldessarini e Vernesoni hanno preso qualche metro di vantaggio sul resto del gruppo per quanto riguarda la gara di marcia uomini. Bravo Luca! Segui in terza posizione Graziano Morotti, Quercia Rovereto, MM65 la sua categoria. Sempre un grande Graziano Morotti. Dai Francesca! Immutata la situazione in campo femminile con Mariotti a guidare su Sansoni, mutato anche in distacco. Terza posizione, passaggio per Vittoria Giordani della Quercia, con 9 giri per le donne. Passaggio ora per la gara maschile. Sempre Baldessarini a guidare, tallonato da Vernesoni. Si è fatta sotto ora Sansoni sull'atleta del Valsugana Mariotti. Ricordiamo, Mariotti ha un accredito di 24.13, Sansoni accreditata di 24.40, le due atlete al comando della gara di marcia femminile. Qui sul traguardo saranno stati completati i primi 2 chilometri per quanto riguarda la gara maschile. Atleti che girano sul piede di 2 minuti e pochi secondi ogni giro, 2-2-3 al giro. Il passaggio al secondo chilometro per quanto riguarda la gara maschile con Baldessarini e Vernesoni, 10-10 il passaggio al secondo chilometro. Al chilometro il ritmo di gara sui primi 2 chilometri per quanto riguarda gli uomini. Terza posizione per Morotti, poi Formentin e a seguire Villa. Thank you.
Ancora 100 metri circa e anche le donne completeranno il loro secondo chilometro di gara. Completando il secondo chilometro anche per quanto riguarda le donne al comando della gara di marcia 5 km, 11 e 35 all'incirca il passaggio. Passaggio ancora sul traguardo per gli uomini e Luca Verdesoni, atleta della Tecnica Trento, rileva la coma della gara, Lorenzo Baldessarini. Adesso ha fatto proprio sotto ora Adelaide Sansoni che sta tallonando Ilaria Mariotti. Dunque sia nella gara femminile come nella gara maschile abbiamo una coppia al comando, in campo femminile Mariotti e Sansoni, in campo maschile Vernesoni e Baldessarini. Andrà passando nella gara maschile quando mancano 18 giri alla conclusione, si è riportato al comando l'atleta della Quercia Lorenzo Baldessarini. Aumentato il ritmo, 1,56 il dai, ha fatto l'ultimo giro. Passaggio sul traguardo anche per le due ragazze al comando della gara. Ilaria Mariotti, seguita da Adelaide Sansoni. Sempre in terza posizione per quanto riguarda gli uomini, Graziano Morotti si è fatto sotto Ettore Formentin e a seguire Valerio Villa.
portavalori del Valsugana Trentino, Ilaria Mariotti, accreditata di un 24 e 13, la tallona dell'Aide Sansoni della Quercia che ha un accredito di 24 e 40. In campo maschile invece guida sempre Lorenzo Baldessarini della Quercia, davanti al portavalore dell'Atletica Trento Luca Vernesoni. Dai Luca, dai! Concluso un altro giro per i due atleti al comando della gara maschile. Al prossimo passaggio saremo ai 4 km già completati per gli uomini. Sta transitando nei pressi del traguardo anche la coppia e le donne al comando della marcia femminile, Mariotti subito davanti a Sansoni, terzetto per quanto riguarda la terza, quarta e quinta posizione nella gara maschile, Petrovale 34 per Formentin, 36 è Morotti e 46 Villa. Ecco la coppia degli uomini al comando che sta completando un altro giro al passaggio, saremo al quarto chilometro di gara, con il passaggio ai 2 chilometri era stato di 10 primi e 10 secondi, ritmo regolare, leggermente più veloci questi ultimi 2 chilometri, 20 e 15 il passaggio. È decisamente cambiata la situazione al comando della marcia femminile, sopportata nettamente al comando ora dell'Aide Sansoni, l'atleta della Quercia Trentigrana. Transita ora Ilaria Mariotti. Mancano ormai meno di 2 giri per quanto riguarda le 2 atlete al comando della marcia femminile, meno di 700 metri dunque alla conclusione della marcia donne per quanto riguarda i primi 2 posti. Tra poco più di 5 minuti inizierà anche il salto in lungo uomini. Della gara maschile è sempre Lorenzo Baldessarini a guidare, subito dietro Luca Vernesoni. Vai Fra, dai Francesca, ha tolto il passaggio della atleta con Petrovale numero 98, Adelaide Sansoni, l'atleta della Quercia, suono della campana, ultimi 400 metri di gara per lei. Thank you.
indietro Formentin. Ora siamo agli ultimi 200 metri per quanto riguarda la marcia femminile con l'atleta al comando Adelaide Sansoni, quercia trentigrana. Si è fermata l'atleta che aveva guidato i primi chilometri della marcia femminile, Ilaria Mariotti, l'atleta del Valsugana Trentino, quindi in solitaria l'arrivo per Adelaide Sansoni che si sta presentando sul rettilineo d'arrivo. Bravo Luca, dai! Ancora 13 giri per i due uomini al comando della gara, Valdessarini e Vernesoni, ma eccoci agli ultimi metri di gara. Accogliamola con un applauso per questa sua splendida gara, Adelaide Sansoni, quarto metro. 24 e 35 il tempo per la portavalori della quercia. Un giro per Vittoria Giordani, atleta della quercia. Dai Francesca! Dai Francesca! Dai Fra! Dai Francesca, dai! Passaggio degli uomini, terza posizione, Petro 1.36, Graziano Morotti, seguito dal 46 Valerio Villa e poco più dietro numero 34 Torino Formentina quercia. Allora ricordiamo che sta per iniziare anche il salto in lungo uomini, mentre alle ore 11 avremo i 400 ostacoli femminile, la prima gara di corsa, dunque asta femminile e disco femminile, dunque tre gare al femminile alle ore 11, ripeto, 400 ostacoli donne, asta donne, disco donne. Mutata la situazione al comando della gara uomini, sempre la coppia formata da Baldessarini e Vernesoni a guidare, quando stanno per transitare per l'ennesima volta nei pressi del traguardo, mancano ancora 11 giri al termine. Il prossimo passaggio dunque, avremo completato i primi 6 km di gara per quanto riguarda gli uomini. Ora è passato al comando della gara il portavalore dell'Atletica Trento, Luca Vernesoni. E
Entrambi gli atleti al comando sono due giovanissimi, categoria allievi, classe 1999 per Vernesoni, classe 2000 per Baldessarini. In terza posizione si è portato Valerio Villa della Trilacum. Ecco i due protagonisti della gara di marcia uomini. Sul rettilineo si sta per completare anche il sesto chilometro di gara. Era 10-10 il passaggio ai primi due chilometri, 20 e 15 il passaggio al quarto chilometro, 30 e 32 il passaggio al sesto chilometro di gara, dunque ritmo piuttosto regolare. Aspetta ora il suo sesto chilometro di gara, numero 46, poco più dietro di lui vediamo Graziano Morotti, classe 1951, Quercia Trentigrana. Dai Luca, dai, dai, dai! Sono sempre insieme Baldessarini e Vernesoni, e Luca Vernesoni la porta. E poi ti trovo la Fredica Trento a guidare la gara quando mancano 9 giri alla conclusione. Preso qualche metro in questa fase della gara Vernesoni su Baldessarini, vediamo se cerca di guadagnare ulteriormente il portacolore dell'Atletica Trento. Ecco il passaggio, l'ulteriore passaggio di Luca Vernesoni e Lorenzo Baldessarini, due giovani atleti della categoria allievi. Otto giri alla conclusione per loro due. Ancora qualche istante prima dell'inizio del lungo. Intanto diamo l'ordine per quanto riguarda le due serie dei 400 ostacoli donne, gara prevista alle ore 11.
della prima serie in corsia 2 Gavazza Atletica Trento, in corsia 3 Peterle della Quercia, in 4 Agraiter del Brunico, in corsia 5 Vista del Valsivana, in corsia 6 Ganassini della Quercia, in corsia 7 Idobri ancora della Quercia. Nella seconda serie dei 400 ostacoli donne, corsia 2 per Concini Val di Nonne, in 3 Rizzardi Val di Nonne, in 4 Zanetti del Valsivana, in 5 Valenti della Atletica Trento, in corsia 6 Giordani della Quercia, Trento in Grana. Alle 11 inizierà anche l'asta donne, gara alla quale parteciperanno Stenico dell'Atletica Trento, Picorese dell'Agarina, Kemenater dell'Oifer Club Bozen, Ronconi della Quercia, Raffaele ancora della Quercia, Michelona dell'Atletica Trento e Dalla Porta dell'Agarina Cruz Team. E sempre alle 11 inizierà anche il disco donne, sono iscritte Tamarelli e Barbacovi della Val di Nonne Sole, Ignazzito dell'Agarina, Fuel dell'Atletica Trento, Stockner della Quercia e Biasioni dell'Atletica Trento. Meno di 7 giri. Quando il comunicato ieri è stato smarrito un portafoglio. Per cortesia, se qualcuno ha trovato un portafoglio è pregato di consegnarlo alla segreteria gare, grazie. Se pieno di soldi è ancora meglio, mi dico. Sei giri per la gara di marcia uomini, allunga ulteriormente. Dai, tieni Luca, dai! Luca Bernesoni, quando mancano meno di 2400 metri alla conclusione della gara. Dato primo salto per quanto riguarda le lunghe uomini per Luigi Puzzu, nullo. Ora andrà in pedana Federico Camilla per i colori della CSS Leonardo da Vinci. Ancora 7 giri per l'atleta che è transitato ora, e Torino Formentina porta colori della Quercia Loreto. Sembra guadagnare qualche metro Luca Bernesoni su Lorenzo Baldessarini, magari ancora apertissima per quanto riguarda le prime due posizioni nei 10 km di marcia uomini. Siamo agli ultimi 2 chilometri di gara, mancano 5 giri, 41.06 il passaggio, dunque il ritmo leggermente rallentato in questi ultimi 2 chilometri percorsi dagli atleti, d'altra parte anche il notevole caldo, le temperature che si alzano qui allo stadio Quercia,
Vado nel lungo, abbiamo appena visto saltare Gabriele Morelli della Trilacum. Clarina, dopo di lui il compagno di squadra Simone Comper. Allora, per la gara degli 800 donne non hanno ancora confermato le seguenti atlete: Matilde Andreatti, Atletica Clarina, Laura Riffeser, Leufer Club Dozen e Martina Rizzoli dell'Atletica Trento. Queste tre atlete, 800 donne, confermare in segreteria, ripeto, Andreatti, Riffeser e Rizzoli. Altro passaggio sul traguardo per la marcia, chilometri 10 uomini, meno 4 giri, 1600 metri ancora per il numero 45, l'atleta del comando Luca Verdesoni. E quattro giri ancora a termine anche per il Petrolio numero 32, Lorenzo Baldessarini. Poi il salto di Foggia. ...34 la sua misura, dopo di lui va in pedana il compagno di squadra alle 7.02. Già, gli ha portato i cibi biscotti. Delia, mi deve i biscotti. Gli Oreo, perché gli ho detto gli Oreo. Perché? Cos'è la scommessa? No, non c'è la scommessa, me li porta, ne porta due ogni allenamento. Ah. Ci passate gli Oreo. Ricordo alle ore 11 inizieranno due concorsi, asta femminile, disco femminile e la gara dei 400 ostacoli donne prima serie. Fatto un numero per Brama Farina. Luca! 1200 metri di gara. Per il numero 45, l'atleta al comando, l'allievo dell'Atletica Trento, Luca Verdesoni, classe 1999. Seconda posizione, poco più dietro, classe 2000 per l'atleta della Quercia, Lorenzo Baldessarini. Sembrano delineare le posizioni maschile con Verdesoni che consolida il comando della gara, aumentano i suoi metri di vantaggio sull'atleta in seconda posizione, Lorenzo Baldessarini della Quercia Rovereto. Lorenzo Baldessarini, Quercia. Ha fatto una rincorsa di Peter nel lungo. Metri e 39 la prima misura di Pinter.
Poco più di 500 metri al termine della marcia uomini. Eccolo qui sul rettilineo per la penultima volta il portavolone dell'Atletica Trento, Luca Bernasoni, poco più di 400 metri alla conclusione dei suoi 10 minuti di marcia. È stata dunque l'ultima tornata per Bernasoni, ora il passaggio anche per la... Anche lui in categoria allievi, un anno più giovane, classe 2000, Lorenzo Baldessarini. Siamo ora a 50 minuti di gara. Morotti, tanto meno di 200 metri per l'atleta al comando Bernasoni. Ed ecco che si sta per presentare sul rettilineo dello stadio Quercia di Rovereto il protagonista numero uno della gara di marcia odierna, il portavolo di Atletica Trento, Luca Bernasoni, a un punto di 80 metri per lui. E se lo merita la causa del pubblico, così come se lo merita anche l'atleta che sta sopraggiungendo là in fondo in seconda posizione, Lorenzo Baldessarini, grande gara per questi due giovanissimi, ripeto, la categoria allievi, classe 99 Bernasoni, classe 2000 Baldessarini. La vittoria, eccolo sulla linea del traguardo per Luca Bernasoni, Atletica Trento, 51 e 36 il suo tempo. E ora gli applausi per il pettorale numero 32, Quercia Rovereto, l'arrivo di Lorenzo Baldessarini. Conclusa dunque per quanto riguarda le prime due maglie Sansoni, 10 km di marcia per la gara uomini, gara vinta da Luca Bernasoni. Tranquillo, né il piatone né... I ragazzi sono sbagliati, ancora 5 giri. Fatto ancora un paio di salti per completare il primo turno di salti nella pedana del lungo. Ancora un giro intanto anche per Graziano Morotti. Anche perché questa c'è soddisfazione, perché è la gara più dura, più faticosa, più non so cosa, guarda, cioè, questa qua è tutta la soddisfazione per noi, guarda, perché lei è ecco l'arrivo per l'atleta che va a chiudere in terza posizione, pettorale numero 46, la portacolore della Triacum, Valerio Villa.